Ciao a tutti amici di Spazio Games, siamo presso gli stand Namco Bandai, dove stiamo provando per voi Dragon Ball Raging Blast. Questa è la schermata di selezione dei personaggi, nella versione definitiva saranno un bel 70, con l'esclusivo Broly Super Saiyan di terzo livello. E il resto c'è la selezione degli stage, che sono ovviamente ispirati al mondo di Dragon Ball, quindi c'è il pianeta di Namek, la città distrutta dove vive Goku. E adesso ecco, assisteremo all'inizio del combattimento. Il gioco è un cel shading in 3D, come da sempre ormai è tradizione della saga di Dragon Ball. Già dalle prime immagini abbiamo potuto notare la grande qualità delle immagini in HD, dell'alta risoluzione, quindi delle texture più curate, le espressioni facciali, e soprattutto quando ecco i nemici e i due combattenti combattono fino a stemma delle loro forze, i loro vestiti si lacerano, si vedono con i loro volti stanchi e via dicendo. Ecco, questo è il setting, quindi è la città in distruzione, vista più volte anche nel cartone animato con incontri contro, soprattutto nella serie di Dragon Ball GT. Ecco, quindi il nostro scontro sarà Piccolo contro Goku Super Saiyan di primo livello. Come potete vedere, queste sono le tre barre della vita, quindi dovranno essere svuotate per tre volte. Questa barra qui va caricata con l'energia spirituale, si carica più di una volta. In questo modo si potranno dare vita a dei colpi spettacolari, alla famosa onda Kamehameha, la Genkidama o al Masenkyu di Piccolo. Durante il combattimento, ecco, vedete comunque la telecamera segue perfettamente i personaggi, gli spostamenti, gli effetti grafici. Ecco, ad esempio, c'è anche interattività, si possono distruggere dei palazzi con dei colpi e in allenare combo, spostare. Ecco, questa è una super mossa appena fatta. E sì, sono stati utilizzati tutti quegli effetti anche del cartone animato, quindi le combo iperveloci, o quando un personaggio viene scagliato via lontano, si sente questo rumore, questo fischio in lontananza. Ecco, per esempio, eccolo qui, ecco la combo. Per esempio, per rialzarsi bisogna premere, bisogna ruotare l'analogico destro. Ecco, il Piccolo è in attesa, vedete l'aura, gli effetti grafici. Comunque il gioco appare veramente ben curato e divertente, gli amanti di Dragon Ball sicuramente saranno felici di sapere questo. E vediamo quindi come finisce il combattimento tra i due. Come vedete, lo spostamento di tridimensionale nello spazio rende il combattimento molto dinamico. Molto dinamico e anche difficile. Ecco, vedete, quando si parano i personaggi sudano, le loro smorfie facciali sono molto importanti. Questa, ecco, adesso c'è una combo di colpi energetici e colpi fisici. Bellissima, ecco, quando questa azione. Quindi, vedete, con Raging Blast sembra comunque il vecchio sogno di tutti gli amanti di Dragon Ball, di vedere il loro cartone animato per video di azione, o comunque di viverlo in prima persona.